my master! I've read all of your poems! Allow, move the sun and the stars. Send me here to tell you to guide him, to save him. And if you will help him, I will glorify you in front of our love. We are the gangsters, we are proud. We are the gangsters singing loud. Killing and shooting and stealing our lives again. Run! Bene, ho fatto andare subito questa breve clip, chi la vuole vedere, poi dietro lo stand di APSI c'è la possibilità di vedere, dura un quarto d'ora, e vedete un po' tutta l'esperienza, diciamo il frutto di un'esperienza lunga, insomma 5-6 anni, perché l'esperienza del teatro a Nairobi, in particolare a partire dalla Little Prince, vedo qualche amico di Nairobi, quindi mi concentro su quegli sguardi. È un'esperienza nata perché nella Little Prince si erano resi conto che quel teatro aiutava, era una grande introduzione alla conoscenza attraverso l'espressività, perché come vedete sono ragazzi, bambini e ragazzi di una grande espressività, di una grande mobilità, di una grande energia, di una grande gioia. E quindi a partire da questa esperienza, e grazie a, diciamo, a una serie di amici, si è lavorato per dotare nel ricordo di un grande amico che magari qualcuno di voi ha anche conosciuto, Emanuele Banterle, abbiamo lavorato per dotare questa scuola di uno spazio teatrale vero, perché non di solo pane vive l'uomo, ma anche di poesia e di bellezza, perché la poesia e la bellezza ricordano quello per cui siamo nati e quello per cui siamo al mondo, e quindi diciamo ci fanno respirare, ci danno questo respiro d'infinito nell'istante. Abbiamo lavorato per fare questa sala teatrale come luogo vero, con la regia, il palco, perché lì era tutto un po'... era un grande salone. Poi questo non, alla fine non... diciamo, ci ha fatto nascere il desiderio di fare ancora di più, perché le scuole vicino, nello slam, oppure più lontano, come la Cardinale Otunga e altre scuole, dicevano, beh... anche per noi il teatro è importante, perché è solo la Little Prince? E allora abbiamo detto, qui ci vuole qualcuno, diciamo, una qualche genialità che sappia lavorare con tanti ragazzi di diversa età, dai più piccoli, avete visto, ci sono ragazzi di 6, 7, 8 anni e ci sono ragazzoni come la Mas, che lui ha 17 anni, qualcuno anche ne aveva già 18, credo, no? Ma quindi dai 15 e più avanti. E questa persona abbiamo pensato potesse essere Marco Martinelli, che vedete qua alla mia destra, che è drammaturgo e regista e soprattutto inventore di quella che lui ha voluto chiamare non scuola, che però dice a Nairobi bisogna chiamarla un altro modo, non abbiamo ancora trovato il nome, che ha una grande capacità di coinvolgere ragazzi veramente di ogni
parte del mondo. Lui ha lavorato in America, in Italia con gli immigrati, in Italia a Milano, ma anche in un paesino della Basilicata di cui in questo momento non ricordo il nome. San Chirico. Ha lavorato un po' in tutto il mondo mettendo assieme ragazzi e facendo reagire l'esperienza dei ragazzi con anche grandi classici, possono essere Shakespeare, Aristotele, e in questo caso Dante. Ed è stata, diciamo, un'esperienza bellissima di cui avete visto una piccola clip, ma potete poi conoscerla un po' di più. Tra l'altro, scusate, io soprattutto a chi insegna ai ragazzi consiglio, vedo Dado Peluso, questo è un libro che non puoi perdere, si chiama Nel nome di Dante, è un libro da poco, credo che sia un paio di mesi che è uscito, di Marco Martinelli, che, diciamo, fa capire come Dante faccia parte anche della sua biografia e non solo della sua cultura. E quindi quando fa parte della biografia è una cosa molto più seria che se solo facesse parte della sua cultura. E questa esperienza, dicevo, è un'esperienza che Avsi ha sposato, ha sostenuto, io credo con grande intelligenza, capendo che cooperazione non è solo, appunto, dare il pane, ma è soprattutto educare e soprattutto far fare esperienze di bellezza. Guardate, io sono un po' coinvolto, ma quando quei ragazzi vestiti di giallo sono andati per le stradine dello slam recitando versi di un poeta africano che adesso non mi ricordo il nome, ma anche di Majakowski o di Dante stesso, il pezzettino che avete visto nella clip era di Dante, era cioè io pianto, mi vergogno, ho compiuto ieri 65 anni, così lo dico, ma perché me ne davate sicuramente di più, ma mi sono veramente commosso perché diciamo in una situazione veramente difficile, cioè mentre camminavamo c'erano delle baracche che bruciavano, ho questo ricordo, c'erano le macchine che passavano, le moto, cioè c'era un casino, per dirla in una parola semplice, e quindi portare questa poesia dentro in quella in quella situazione. Kibera è uno slam dove ci sono 300.000 persone in condizioni veramente complicate, insomma, che insomma, complicate, detto tutto, insomma, poi magari vedete anche le foto lì dentro. Già devono parlare anche gli altri, mi lascio prendere la mano. Allora, Masuri è dal 2007, se no... Ah, ma c'era la clac, ragazzi. È pagato. No? Masuri è dal 2007, se non sbaglio, in Kenya, giusto? E nella AFSI Kenya, Masuri, diciamo, è quello che coordina tutto il sostegno a distanza. Ed è commovente vedere come lo coordina. Io con Giuseppe Frangi abbiamo visto i suoi archivi ragazzo per ragazzo. E quindi credo che poi... puoi dare una testimonianza di, diciamo, cos'è stata questa esperienza di Dante Kibera che si appoggia poi sul sostegno a distanza. Vai, se no parlo solo io dopo. Buonasera, vi sentite? Sì, bene. Volevo raccontare come è iniziata questa bellissima avventura, perché è stata una grande sorpresa per noi, perché noi sinceramente non conoscevamo Martinelli. Il lavoro è tantissimo e 2 anni fa arriva questa telefonata dalla sede centrale dell'AFSI che dice: allora mi raccomando, arriva Marco Martinelli, grande regista, Teatro delle Albe, ha vinto dei premi, fanno delle tesi su di lui, è un regista importantissimo, hai capito? Sì, come no? Ok, altra telefonata. Hai capito? Sta venendo Marco Martinelli, mi raccomando, ha trovato uno spazio per venire, fanno le tesi, è famoso, vince l'Ubu. Hai capito? Sì, come no? Per cui io l'ho contattato e gli ho detto, insomma, prepariamo al meglio quello che si può, c'è veramente tantissimo lavoro. 3.000 bambini sostenuti, 25.000 poveri, raggiungiamo solo con sostegno a distanza.
Quindi il mio obiettivo è preparare tutto per tempo, quando c'è la bomba, l'imprevisto, noi siamo più o meno pronti. Quindi l'ho contattata e gli ho detto: salve, sono Masuri, ascolti, deve fare incontri in pubblico, in privato, con adulti, con bambini, le servono slide, biografie, cosa dobbiamo fare? Nulla, vengo a vedere. Ah certo, grazie, sì, ma deve, le serve una lavagna, le serve un pennarelli, no, vengo a vedere. Oh no, ho detto aiuto, sta venendo una prima donna, quindi non saremo neanche pronti. Quindi invece arriva e abbiamo trovato davanti un uomo umilissimo, veramente, se si può dire ancora oggi, un gentiluomo, che era venuto realmente a vedere, quello che aveva detto era vero. Per cui mi colpisce che lui subito dice, innanzitutto, se possibile io punterei agli adolescenti e preadolescenti. Perché mi ha colpito già questo? Perché tutti quelli che vengono da noi vogliono i bambini, abbiamo dei bambini bellissimi, voi ve li mangereste, sono affettuosi, simpatici. Lui dice no, voglio lavorare con gli adolescenti e preadolescenti, perché sono quelli che iniziano a chiedersi ma io di cosa consisto? Quindi voglio fare un lavoro con loro sul teatro. Due, non ditemi viene tutta la scuola, vi mandiamo, farà il teatro chi lo vuol fare. Due, la libertà, ci siete? Per cui mi colpì, ogni volta vedevo quest'uomo che realmente obbediva alla realtà. Per cui a un certo punto c'è un incontro di presentazione di questo workshop con gli educatori, gli insegnanti delle nostre scuole che abbiamo in Chibera. A un certo punto un'educatrice dice: va bene Martinelli, comunque questo bello quello che ha detto, su quale testo lavoriamo? Siamo concreti? No, la scenografia saranno i ragazzi. E l'educatrice lo guarda come a dire, sì sì vabbè, sta frase è carina, l'introduzione, comunque veniamo al concreto, su quale testo lavoriamo? No, prima voglio vedere i vostri ragazzi e dopo decido il testo. Ancora una volta uno che mi ridice, senza che io lo conosca, il metodo del, che noi seguiamo con le scuole, con i bambini, parliamo di bambini che hanno subito così tutti i colori, per cui mi preme dirvi, noi amiamo l'arte, ma facciamo questi laboratori perché abbiamo visto i nostri bambini che hanno subito cose terribili, che possono diventare pietre, che gli bloccano il cuore. Invece i laboratori così, abbiamo visto questo dolore dentro divenire una forza, vederli rifiorire dentro questi laboratori, e li abbiamo visti andare meglio a scuola. Che cosa succede? Lui fa il primo incontro con i ragazzini, a un certo punto, no, prima di quello incontra Usciricca. Mi ha colpito un altro episodio, proprio come lui si è posto prima di iniziare il laboratorio. Un ragazzino della Baraccopoli gli dice: scusi Martinelli, ma lei è famoso, qual è la cosa più importante per lei? Mia moglie. Per voi può essere scontato, in una Baraccopoli dove l'AIDS raggiunge il 22%, vuol dire che si è fatto in tutte le salse, che la famiglia non esiste più. Ho visto i nostri ragazzini guardarlo come a dire: se per un uomo così famoso la cosa più preziosa è sua moglie, vuol dire che l'amore eterno esiste, che è possibile una storia così, se per lui la cosa più importante è sua moglie. Che poi è stato simpatico che l'assemblea prosegue. A un certo punto un insegnante dal fondo dice: scusi, sa, modestamente, anch'io vorrei dire che per me la cosa più importante è mio marito. Ma vatti, non aveva lo stesso fascino nel dirlo. Succede che lui incontra i ragazzini. L'indomani mattina viene una mamma e mi dice: scusi, ma chi è Martinelli? Gli ho detto: perché? Nostro figlio, da quando è adolescente, è diventato un sasso. Non ci rivolge la parola, è chiuso in se stesso, si apre la bocca e per risponderci male o farci l'elenco dei suoi diritti. Ieri, dopo il laboratorio con Martinelli, è tornato a casa e per un'ora ci ha raccontato tutto quello che ha fatto con lui. Ma chi è quest'uomo, no? Per cui io vedevo sempre di più nei rapporti con gli insegnanti, con i ragazzini, rifiorire qualcosa di grande, capite? Un educatore che mi ridice il metodo. Per cui che cosa mi ha colpito? Che lui a un certo punto gli ha detto: io vi propongo di fare la Divina Commedia. Perché? Perché secondo me in questa baraccopoli, che cos'è l'inferno, si capisce bene. Ma se ognuno di voi, ognuno di noi guarda la propria vita, non può negare che c'è un momento comunque di buio in cui uno non vede più bene, non ha punti di riferimento. Ma se voi siete sinceri, ragazzi, ci sarà sempre un amico disposto ad aiutarvi. E se siete leali, dovete riconoscere che non vi salvate da soli.
Questo era per darvi un quadro di cos'è stato l'inizio di questa esperienza veramente bella, in cui noi abbiamo visto i nostri ragazzini, ridico, che ne hanno viste e subite di tutti i colori, rifiorire dentro il rapporto con questo maestro e con Laura. Per cui è veramente una gratitudine quello che ci anima in questa amicizia che è nata alla base di questo laboratorio. Grazie. Grazie. Grazie ad Antonino Masuri, che ha raccontato bene tanti mesi di amicizia, anzi ormai anni di amicizia e di lavoro. Marco Martinelli è qua ed è vero, mi ricordo che tra l'altro sul testo lui ha sempre detto no, ma il testo, prima lavoriamo con i ragazzi, e mi ricordo questi momenti di improvvisazione tra l'altro bellissimi, di cui ho i filmatini sul cellulare se qualcuno poi vuole vedere qualcosa. Ecco, cos'è stata per te invece, Marco, questa esperienza, e poi come sei arrivato a Dante, perché anche lì sei arrivato dopo un anno, non subito. Allora, intanto grazie a Masu, perché adesso cosa dico? Cioè, dopo una presentazione così uno è imbarazzato, è stata un'esperienza bella anche per incontrare persone come Masu, come Nino, come Andrea, come chi veramente a Nairobi, a Kibera, sta dando la vita. Io ho fatto un'esperienza di un paio d'anni, voi siete lì e siete molto più importanti di me per quello che fate. E allora, la colpa però, la prima colpa è di questo signore qui. Perché Riccardo, conoscendo il nostro lavoro, è lui che ne ha parlato ad Avsi. E Avsi mi contatta e viene a Milano, incontro Riccardo e Sandro Cappello di Avsi e mi chiedono di venire a lavorare nella scuola Emanuele Banterle. Io conoscevo Emanuele, quindi questa cosa già mi emozionava. Però in quel momento io avevo veramente, e non era per tirarmela, come volgarmente si dice, avevo un calendario che era un campo minato. Cioè, ho detto, guardate, io vorrei venire, ma da qui prossimi 2 anni quasi, forse non ci crederete, ma io non riesco a venire, perché ho troppi impegni. Poi Ermanna mi diceva, no, non accettare, perché sennò ti suicidi, ormai stai lavorando troppo. Ermanna è la moglie. Ermanna è... Loro due, il gatto e la volpe, Bonaccina e Cappello, che dicono va bene, però possiamo raccontarti 2 o 3 cose? Raccontatemi, sono qua. E cominciano a raccontarmi di come nelle scuole di Kibera, non quelle di Avsi, ma le altre, la pratica di picchiare i bambini a scuola è normale. Una pratica che io non ho mai conosciuto, che mi ricorda i romanzi di Charles Dickens, no? Delle cose ottocentesche, e invece lì picchiano. Invece nelle scuole di Avsi, la Little Prince e tutte le altre, questa pratica sadica da parte degli insegnanti non c'è. Quindi i bambini vanno a scuola felici, perché c'è un posto in tutta Kibera dove la tua dignità di persona è rispettata. Questa cosa mi ha talmente, non ha lacerato solo il mio cuore, ha lacerato anche il calendario, perché io ho detto va bene, ci sono, al diavolo il calendario. Quando veniamo? Ci siamo messi d'accordo, il primo incontro con Masu appunto mi sembra nel 17, primavera 17, sì, marzo e appunto quello che l'ha già spiegato benissimo lui, il nostro modo di lavorare prima di tutto è entrare in un mondo, farci piccoli, quasi invisibili, per vedere questi ragazzi, per vedere le loro facce, per capire come vivono. E solo dopo un anno che siamo andati lì 2 o 3 volte, anche con Laura, che è stata la mia assistente, che è un'attrice della mia compagnia e anche lei una guida della non scuola, tra l'altro non scuola, noi la chiamiamo così in Italia e dove l'abbiamo fatta nel mondo, perché vogliamo far capire che non è una scuola di teatro. Cioè le scuole di teatro selezionano, noi non selezioniamo. La nostra porta è spalancata,
chiunque può entrare. Bello, brutto, alto, basso, grasso, magro, ma sei una creatura umana, quindi sei un dono di Dio, per chi ci crede, un dono dell'universo, se vogliamo dire, ed è la tua bellezza il punto di partenza. Quindi far scoprire a tutti i ragazzi che lo desiderano, come ha detto Masu, non prendiamo il pacchetto, la classe già presa, no? Perché poi se tu prendi la classe intera ce ne sarà la metà che vogliono lavorare veramente, l'altra metà che è lì perché lo vuole il professore. E questa è la negazione del teatro. Il teatro è desiderio, alla sua radice è desiderio. Quindi bisogna rispettare il desiderio. E allora, visto che la scuola però a Chibera è una cosa bella, non possiamo parlare di non scuola, quindi non l'abbiamo chiamata a Chibera. Quello che facevamo era teatro. E io chiedevo, ma il teatro, voi sapete che cos'è? Nessuno sapeva cos'era. Onestamente, neanche tra gli insegnanti, devo dire. Cioè, la cultura del teatro in Kenya è pressoché inesistente. Allora, questo mi ha fatto pensare, dovendo scegliere un testo, di non andare da Shakespeare, da Molière, dai greci, che di solito sono i grandi classici che noi saccheggiamo nel nostro metodo di non scuola. E un giorno ho proposto a tutti questa ho detto vi racconto una storia. Non ho detto la Divina Commedia, Dante Alighieri, ma chi è Dante Alighieri? Che cos'è la Divina Commedia? C'è un uomo solo, perduto in una selva oscura, in un bosco di notte. Ma questo bosco non è solo un bosco di notte, è il bosco delle sue paure, delle sue angosce, dei suoi fallimenti, perché magari ha fallito quest'uomo qualche cosa. E in questo bosco ci sono delle belve feroci che lo vogliono mangiare. Vi dice qualcosa questa storia? Vi può interessare se parte così? E tutti, anche i più piccoli, dicevano, beh certo, è la nostra storia. Marco, sai cosa vuol dire Chibera? Io ancora non la sapevo, ho detto no, vuol dire selva. Quindi la selva oscura è Chibera. E che cosa fanno le belve feroci a quest'uomo perduto? Risposta quasi unanime di tutti, se lo mangiano. Ho detto, ah, dite, ma non c'è un'altra soluzione, qualcuno me la può indicare? E un piccolino che alza la mano e dice, no, invece io, per me si salva quell'uomo, perché? Perché chiama la mamma. Ah, chiama la mamma, ma sai che anche Dante fa così? Cioè, chi è Dante? No, dopo te lo spiego dopo, ma cioè, Dante, lo sappiamo, no? Vede arrivare l'ombra e dice miserere di me, abbi pietà di me, qual che tu sia, ombra o domo certo. Ci salviamo se vediamo una mano che arriva verso di noi e se abbiamo la forza e il coraggio di prendere questa mano. Ci salviamo dalle belve feroci se pensiamo di non salvarci da soli. E anche su questo tutti erano dei dantisti, ne sapevano più di certi dantisti, perché sapevano quello che Dante ha messo all'origine del suo capolavoro, cioè un'esperienza umana, una ricerca di felicità. E la mamma lo salva e gli chiedo al piccolino, dico, e la tua mamma? Lui fa, io non ce l'ho la mamma, non ho né la mamma né il babbo. Capite che mettere in scena i classici, noi diciamo metterli in vita, vuol dire prenderli sul serio. Quando Dante scrive la sua lettera a Can Grande della Scala e dice, io ho scritto questo poema non per vincere il premio Campiello, non per vincere l'Oscar, non per apparire in qualche talk show e diventare famoso. Io l'ho scritto per liberare i mortali dal loro stato e condurli verso la felicità. Queste parole a Chibera vengono capite immediatamente, perché la loro vita è tra inferno e ricerca di felicità. A quel punto, che cosa abbiamo detto? Allora cominciamo a lavorare. Ma invece di raccontarvi io i gironi dell'inferno di Dante,
provate a dirmeli voi. Quali sono i gironi dell'inferno a Chibera? E qui altro che dantisti, docenti universitari che mi raccontavano, dai ladri agli assassini, ai politici corrotti. E guardate che tutto il mondo è paese, perché l'Italia di 7 secoli fa i politici erano corrotti. L'Italia di oggi, rispondete voi quello che volete. In Kenya, poi la massa ce lo dirà, perché la massa interpretava un politico corrotto, anche là non scherzano. Quindi l'universalità di Dante veniva fuori paradossalmente non dalla lettera del testo, ma dallo spirito dei loro racconti. E siamo andati avanti così, costruendo inferno, purgatorio, che era già il regno della purificazione, e ci si purifica con la poesia, con la bellezza, con la ricerca di bellezza. Guardate, Dante gli artisti li mette tutti in purgatorio, non li mette né all'inferno né in paradiso, come dire, e il loro regno è quello di mezzo, sono piantati sulla terra e guardano al cielo. Quindi il nostro purgatorio, come diceva prima Riccardo, l'abbiamo pensato itinerante nelle strade di Chibera, volevamo proprio uscire, e con i versi di Ozi, di questo poeta keniota, i versi di Emily Dickinson, i versi di Walt Whitman e i versi di Dante, abbiamo creato una sorta di contagio, di invasione della città, fino a chiudere col paradiso. E lì abbiamo utilizzato davvero le uniche, a parte il prologo, che c'erano anche lì i versi di Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, abbiamo utilizzato il 33° del paradiso, l'invocazione alla Vergine. E anche lì ho provato a leggere, ho detto, cosa vi dice questo testo? Possiamo chiudere con questo? Guardate, è incredibile il rapporto, e lo sapete meglio di me, qui fai fatica a parlare del senso del divino in Italia, nelle scuole italiane, giustamente, no, e non vuoi insistere su questo, perché ognuno ha la sua sensibilità, eccetera, eccetera. Là è il contrario, cioè là è impensabile che non ci sia un'intelligenza superiore, una divinità, che in un qualche modo, cioè the love who moves the sun and other stars, l'ultimo verso me lo spiegavano loro che cosa vuol dire l'amore che muove il sole e le altre stelle, partendo dall'inferno di Chibera. E quindi io devo una riconoscenza enorme al gatto e alla volpe, a Masu e a tutti quei bambini che mi hanno insegnato che cos'è Dante. Paradossalmente mi hanno insegnato il fondo più bruciante, più proprio infuocato, amoroso della nostra cultura italiana. Grazie. Grazie. Grazie a Marco Martinelli. Uno degli attori, come già accennato Marco, è Lamas, che interpretava un politico corrotto. Un politico o un poliziotto? Politico. E allora vogliamo sentire anche la tua voce, cos'è stato per te. Lamas vive a Chibera, cioè la sua casa è dentro lo slam e frequenta, grazie al sostegno a distanza, la Cardinale Ottunga. Dico bene? Questo non interessa. Raccontaci cos'è stato per te questa esperienza di Dante. Ciao, mi chiamo Lamas and I'm glad to be in this place in front of you tonight. So, ladies and gentlemen, just as Martinelli has mentioned, also Mazo has mentioned, that in Africa the issue of theater is not common. It is not there to everyone. Not all of us understand what is theater. We only watch your movies. We only watch movies from Asia, Europe, and other continents. But truly, we don't understand what is theater. So my journey in theater starts with an invitation from my class teacher, Mr. Dennis.
it was just at the end of English lesson when he called me outside the class and told me, now Lamas, there will be a play that our school will be taking part in it, and I want you to take part to be one of the actors. Because I didn't know what is interesting in theater. I said no, because I was trying to imagine seeing myself shouting, seeing myself acting like a madman, you know? So I was saying no, and I told my teacher I can't. This teacher kept on telling me every day, every day. At the end of every lesson, every day, he could come and tell me, Lamas, I invited you to come and rehearse with us to take part in the play. So what have you thought of? Will you take part in cosa it? Ne pensi? Vuoi partecipare? But he said, I answered him, the first answer, I said no. Ma io dicevo sempre di no, rispondevo sempre subito no. But something came in my mind and told poi a un certo punto that my school director, ho avuto un pensiero. Mr. Coach, il mio preside, Mr. Coach, Mr. Coach, for lunch, or when ci dice sempre che quando me, si viene invitati a cena o a pranzo, dobbiamo chiederci il perché. Perché c'è sempre it. Un secondo fine se si riceve un invito. So first I accepted the request. Quindi, to join the ho accettato la richiesta di partecipare a questa commedia perché mi ero ricordato proprio di queste parole che il mio preside ripeteva sempre. E poi ho accettato perché volevo far contento il mio insegnante, fondamentalmente. Però devo dire che io non mi sentivo affatto a mio agio ad accettare di partecipare a questa commedia. I went to quindi rehearsal. Sono andato alle prove. My first day in rehearsal, it was boring. Il primo giorno di prove è stato molto noioso. And I told my friends, no, I will not go back there. E ai miei amici ho detto non torno, non tornerò. E i miei amici mi hanno risposto va bene. And we made an agreement that this thing is boring. Siamo d'accordo, va bene, è vero, è noioso. Ma visto che volevo comunque fare contento il mio insegnante, alla fine ho continuato ad andare alle prove. E ricordo che una settimana dopo arrivò Martinelli in Kenya. La prima prova che facemmo con lui a scuola, I go to Kadunotunga school, nella scuola di Kadunotunga, I can defend the best school in Kenya for me. Quindi conosco anche questa realtà scolastica. Under the distance support of AVSI. E capisco comunque che si tratta di una scuola di quelle supportate dall'AVSI. I'll say that certainly when Martinelli arrived in Kenya, quando Martinelli è arrivato in Kenya, that's when my ecco lì è nata la mia passione di partecipare, per partecipare a questa avventura, a questo progetto di teatro, perché during my first rehearsal, durante le mie prime prove first we are not given lines. Innanzitutto non ci vengono date dei copioni o comunque dei versi da recitare. We were only given characters and I was all actors. Vi viene soltanto attribuito un personaggio. Io dovevo fare il poliziotto, il politico corrotto. I asked myself, a corrupt politician? E allora mi sono detto, ma un politico corrotto? And again I said, no, I can't act no like non that. Posso farlo, non sono capace. Because, ladies and gentlemen, I aspire to be a politician in future. Anche perché in futuro voglio fare il politico. And my classmates knows that. E i miei compagni di scuola lo sanno. E visto che lo sanno, so I told myself, mi sono detto, non posso. These people will hear I'm acting as a corrupt politician. Non posso fare la parte del politico corrotto. They will start calling me a corrupt one. Perché poi mi avrebbero proprio chiamato corrotto anche in futuro. I said no. E così ho detto no. I can't move on with this. Non posso andare avanti. So my first rehearsal on the stage, quindi la mia prima prova sul palco. Everyone had acted. Then it was time for corrupt politicians to act. Tutti gli attori avevano già fatto la loro parte. Toccava appunto al politico corrotto. And you know what?
I was the first corrupt politician to appear on the stage. E devo dire che il primo che si è presentato sul palco per fare il politico corrotto sono stato proprio io. Then just like any other corrupt politician, I know you know them. I made a big e devo dire che come da bravo politico corrotto ho fatto una promessa. I made a promise that cannot come to pass. Una promessa che non si può realizzare. Just like proprio come fanno our politicians does. I politici. I nostri politici. So I promised the people that ho promesso, se mi eleggerete, I'll pray to God, I'll ask God, pregherò Dio di trattenere Gesù, la venuta di Gesù, in modo che abbiamo il tempo di pentirci dei nostri peccati e non dobbiamo andare all'inferno. Quindi, so the people that I was acting with on the stage, le persone che erano con me sul palco they clapped and hanno cominciato ad applaudirmi and I heard Martinelli said, allora. E Marco Martinelli ha detto allora sei l'attore migliore di tutti, lo puoi fare. E così ho imparato che cosa significa allora. So, Martinelli telling me that you can do it, you quindi can il fatto act, che Martinelli mi dicesse che potevo farlo, che potevo recitare, the bad attitude towards acting went. Ha cancellato questo mio, diciamo così, atteggiamento negativo nei confronti because dell'attività di attore. Now I perché said, se un italiano mi dice che so fare recitare, vuol dire che so recitare. And ladies and gentlemen, that's my journey, how my journey started in theater. Ed ecco come è iniziato così il mio percorso nel teatro. So we continued rehearsing. Abbiamo continuato a fare le prove. I became the best corrupt politician. Sono diventato il miglior politico corrotto. But only in the act, not in real life. Però soltanto sul palco. Nella vita sarò il politico migliore di tutti. Okay. Grazie bene. Okay, so I said, since he said I can, quindi come dicevo, se Martinelli mi dice che posso fare l'attore, I said the bad attitude towards acting went. Vuol dire che posso davvero farlo e quindi non ero più contrario alla recitazione. And I told myself that no, I'm not a corrupt politician, I'm only enlightened. Mi sono detto non sono veramente un politico corrotto. I'm only telling my people sto soltanto facendo vedere alla mia gente come si comporta, come si comportano i politici corrotti, come fanno ad imbrogliarci. So I realized that the way I'm acting on quindi stage is the way people see me later. Mi sono reso conto che quello che facevo sul palcoscenico non era il modo in cui poi le persone mi avrebbero visto in un futuro. So this gave me courage. E questo mi ha dato coraggio. To act as a corrupt politician. E ho potuto appunto recitare la parte del politico corrotto. And also gave me, this gave me courage to, mi ha dato il coraggio to start the journey in theater. Di iniziare appunto a fare veramente il teatro. So Martinelli, grazie bene for your words. Quindi grazie a Marco Martinelli. Martinelli, thank you. Your words made me to start a journey in theater. Che mi ha permesso di iniziare questo viaggio nel teatro. So the rehearsal continued. Grazie per queste parole, quindi. And we perfected. Abbiamo portato avanti le prove. We acted and we acted. Abbiamo recitato di fronte a moltissime persone. Around the streets of Kibera. Nelle strade di Kibera. In our school. A scuola. Many people appreciated our art. E il nostro lavoro è piaciuto a moltissime persone. Even people from Kibera, because I was anche born in Kibera, la gente di Kibera, perché è lì che sono nato, è lì che sono cresciuto. And I live in Kibera still. Ed è lì che vivo tutt'oggi. So acting in front of my people, quindi ecco, recitare di fronte alla mia gente, you know, alle persone che conosco. E quando la gente che ti conosce ti vede recitare, ti vede un po' come una star. E quindi hanno cominciato a dire, abbiamo visto Lamas in televisione. So I started becoming proud, you know? E quindi cominciavo a essere fiero. So that's my journey in theater. Ecco, questo è il mio percorso, il mio viaggio nel teatro. So, just after acting, the last day on dopo the l'ultima giornata di recitazione che avete visto anche nel video che hanno proiettato poco fa nel filmato, I started regretting because in Little Prince
ho cominciato a sentirmi dispiaciuto perché a Little Prince c'era stata questa proposta che io partecipassi appunto ad una commedia, ma non ho potuto accettare questa proposta perché ho pensato che probabilmente recitare non è una cosa da gente seria, da persone serie, è soltanto per i buffoni. Quindi ho pensato, ecco, a quelle che sono le cose che mi fanno felice. E sono giunto alla conclusione che dovevo portare avanti questo mio viaggio nel teatro. La commedia di Dante è stata soltanto l'inizio e spero che Marco Martinelli continui a lavorare con noi per sempre. Altro che il gatto alla volpe. I would like to say some few things about this play. E volevo dire ancora alcune cose su questa commedia. Questa commedia ha fatto di me quello che sono oggi. Ha fatto di me una persona che può sedersi di fronte a un pubblico e parlare come sto facendo ora. Perché prima non riuscivo proprio a parlare davanti alla gente. Potevo parlare con un paio di persone alla volta, ma non mi sarei mai potuto rivolgere a un pubblico grande come quello di stasera. Quindi questa commedia mi ha perlomeno dato il coraggio di essere qui oggi a parlare di fronte a voi. E un'altra cosa molto interessante che ho scoperto con questa commedia c'è una ragazza che si chiama Stacy. Stacy, when you ask anyone in Kalunotunga school, you'll hear that Stacy is a calm girl who could not speak even in class. Di lei si è sempre detto che era una persona molto tranquilla, riservata, che non parlava mai neanche in classe. She could not answer any question. Non rispondeva nemmeno alle domande che le venivano poste. So just as me, quindi proprio come me, she was invited to take part in the play. Anche a lei è stato chiesto di partecipare alla commedia. Lo ha fatto Stacy risponde tranquillamente alle domande in classe, parla in pubblico e può fare amicizia facilmente con tante persone. So I learned one thing. Quindi ho imparato una cosa, that sometimes you just need to take a risk in life. Che a volte bisogna essere pronti a correre dei rischi nella vita. Me, I just took a risk in life. E che questo è quello che ho fatto. Ho corso il rischio che mi chiamassero politico corrotto. Ho corso il rischio di essere insultato con tutte le parolacce che di solito si rivolgono ai politici corrotti. Ma grazie a questo rischio oggi posso essere qui, di fronte a voi. E posso dire che sono pronto a percorrere questo viaggio nel teatro. Quindi aspiro a diventare come Martinelli. Con i miei amici stiamo pensando di fare qualche cosa. Perché non poteva venire da noi e dirci direttamente voglio che recitiate Dante. Così anche noi, io e i miei amici, ci stiamo muovendo nello stesso modo. C'è molta immoralità a Kibera. Vengono fatte molte brutte cose. Quindi vogliamo preparare una commedia per denunciare queste brutte cose che vengono fatte, per dire agli altri questo è male, perché non possiamo
rivolgerci direttamente ai nostri amici e dire non devi fare questo. Perché molto probabilmente ci picchierebbero. Quindi ho capito che la commedia è il modo migliore per dire queste cose. Grazie per avermi ascoltato. E grazie anche a Marco Martinelli di tutto cuore. Grazie, grazie a Lamas. Ammazza non parlava, vedete voi, eh. Questo è una carriera assicurata, eh. Non promettere troppo però, no alle false promesse. Laura Redaelli, attrice, ha lavorato con i ragazzi, diciamo, aspettando Marco, lei ha arato il campo, ha fatto le improvvisazioni, ha lavorato con gli insegnanti delle varie scuole. E quindi anche a te una breve testimonianza. Grazie. Allora, intanto sono molto felice di quello che ha appena raccontato Lamas, no? Cioè il fatto che comunque ci sia il desiderio di continuare, perché una delle cose che a noi preme di più quando andiamo nei posti appunto a fare questi laboratori, a fare delle esperienze come questa, è di lasciare un piccolo seme che poi possa crescere, perché a noi non piace arrivare, fare il fuoco d'artificio e poi andare via, no? È bello quando c'è appunto, si parlava di amicizia, di legame, quando c'è qualcosa che ha la possibilità di fiorire e di dare senso a un'altra parola che ci piace molto, che è la durata, quindi la durata delle cose. Per cui questo è, mi sembra, una testimonianza di questo piccolo seme che in qualche modo ha attecchito e che sono felice di sapere che in qualche modo continua. Che è un po' anche il lavoro che, appunto, prendendo spunto da quello che dice Riccardo, che io e Marco abbiamo provato a fare con i ragazzi di Chibera e con gli insegnanti. Perché una delle cose bellissime di queste scuole è che gli insegnanti sono tutti giovanissimi, cioè veramente hanno da 25 a 30 anni al massimo, no? E quindi c'era veramente con loro questa relazione per cercare di capire insieme come questo lavoro che noi abbiamo fatto, la Divina Commedia, The Sky Over Chibera, potesse poi avere una sua continuità. Cioè una volta che noi siamo andati via, come potevano questi ragazzi, questi insegnanti delle scuole, portare avanti un'esperienza teatrale che, come dicevamo all'inizio, è fondamentale, no? Come l'istruzione, come tante altre cose. Quindi abbiamo visto, e la testimonianza di Lamas lo dice chiaramente, come in realtà ha detto una cosa bellissima, no? Certe cose si possono dire attraverso l'arte, è un canale per cui certe cose si possono dire correndo dei rischi e facendo sì che questo rischio si trasformi poi in quella che è la bellezza, no? di un atto. Quindi questa cosa è una cosa che abbiamo cercato di fare lavorando concretamente con gli insegnanti e con i ragazzi, e quindi cercando insieme di capire qual è la modalità. La modalità che noi abbiamo usato a Chibera è la stessa appunto che da tanti anni ci portiamo dietro con l'anno scuola, e oggi vedo Agnese in prima fila, ma ci saranno tante altre ragazze, che è una ragazza che ha fatto l'anno scuola per tanti anni a Ravenna, no? E quindi che sicuramente riconoscerà un modo di lavorare sui classici, quello che abbiamo detto, la libertà di scegliere di essere dentro un percorso, un viaggio, come l'ha chiamato Lamas, Journey. E quindi la domanda che, come diceva Marco, abbiamo fatto è: che cos'è per voi l'inferno? E siamo partiti proprio da questa domanda per cominciare a costruire il nostro inferno, e quindi proprio per cercare di capire come attraverso il gioco dell'improvvisazione, cioè proponendo ai ragazzi, faccio un esempio concreto, uno dei gironi riguardava i violenti, dove all'interno dei violenti c'erano varie suddivisioni che loro hanno inventato, che erano i ladri, quindi proprio là, gli assassini e i violenti per il gusto della violenza, cioè i facinorosi, cioè quelli che amano andare in giro a far casino solo per il gusto di vedere scatenare un putiferio.
Quindi all'interno di questi tre gruppi abbiamo diviso i ragazzi in sottogruppi, diciamo, quindi siccome erano tantissimi, erano numeri veramente sterminati, quindi abbiamo detto ok, lavoriamo 20 di voi fanno i violenti, per la violenza, che cos'è per voi? E con loro abbiamo cominciato a ragionare, ma a ragionare nell'improvvisazione, cioè nella concretezza del lavoro. Quindi abbiamo detto, immaginiamo di essere nella notte a Kibera, arriva una banda di violenti, no? Probabilmente questa banda può avere un suo inno per darsi forza, visto che la musica, il ritmo è qualcosa che veramente ai ragazzi appartiene in maniera molto naturale e spontanea, e abbiamo cominciato a lavorare su questi ritmi mettendoci dentro delle parole di, come diceva Lamas, potenziali violenti, che era anche il gioco per guardare in faccia qualcosa, cioè guardare tu nello specchio te stesso o quello che vivi tutti i giorni trasformandolo. Cioè lui diceva, io ho avuto paura di fare il politico corrotto perché dov'è la distanza, no, tra il fare, finché ho capito che stavo imitando qualcosa che vedevo, e attraverso questa imitazione loro hanno trovato un divertimento che passa, perché in realtà la loro scena era di una comicità incredibile, cioè loro facevano proprio ridere questi politici, quindi hanno trovato un modo veramente per portare dall'altra parte quello che vedevano. E la stessa cosa è successa in maniera molto naturale con i bambini, cioè i bambini quando devono fare gli assassini diventano veramente degli assassini, vedevamo queste loro facce, perché è qualcosa che vedono e trasformano, quindi sapendo che era un gioco, quindi attraverso questo terreno di gioco delimitato da alcune piccole regole come in tutti i giochi abbiamo creato tutti i nostri gironi, il girone dei falsi amanti che abbiamo fatto invece con i ragazzi un pochino più grandi, perché abbiamo lavorato con varietà, quindi dai più piccolini ai più grandi, dividendo anche un po', diciamo, i ruoli a seconda di quello che veniva più naturale a loro. Quindi gli adolescenti hanno parlato subito dei falsi amanti, cioè di questi amori che non durano, di questi amori, di questi uomini o donne che cambiano fidanzato e fidanzata così come si bevono una lattina di Coca-Cola. E quindi hanno inventato, siccome ogni gruppo di peccatori, come in Dante, aveva la sua punizione, abbiamo anche inventato insieme le punizioni, e quella dei falsi amanti era geniale secondo me, perché loro avevano questa punizione che il cuore a un certo punto gli si ingrossava talmente tanto dall'amore che esplodeva, e la punizione era che questi diavoli glielo rimettevano ogni volta e quindi si ricominciava da capo, no? Per cui c'è, e così come i politici corrotti avevano invece delle punizioni date da tutto il coro di diavoletti dietro che li facevano correre, li facevano venire il fuoco sotto i piedi, no? Quindi abbiamo creato il nostro inferno in questo modo qua. E poi la stessa cosa abbiamo fatto andando avanti, proseguendo nella costruzione del lavoro. Quindi a un certo punto, per esempio, abbiamo inventato questa bolgia di diavoli che si ritrovava in questa specie di discoteca infernale in cui tutti danzavano, per cui tutti diventavano diavoli, ed era un'altra scena potentissima perché vedevi proprio lo scatenamento di questi bambini e di questi ragazzi che anche lì trasformavano la violenza che vedono, che subiscono, che vivono e che alcuni anche praticano o hanno praticato, la trasformavano in danza, in qualcosa che veramente arrivava come un pugno nello stomaco, ma bello, cioè qualcosa che commuoveva. Del purgatorio abbiamo già accennato qualcosa, vado veloce perché credo di avere poco tempo, quindi sì. Quindi a un certo punto il nostro inferno finiva con il male più grande. Abbiamo chiesto ai bambini, agli adolescenti, ai loro insegnanti, qual è il male più grande per voi? Qual è il vostro Lucifero, no? Quello che è in Dante Lucifero. E loro ci hanno detto, il male più grande è il male fatto ai bambini. E quindi i bambini di strada che vengono violentati, che vengono drogati, eccetera. E quindi finiva appunto il nostro inferno con questo male, con questo male grandissimo di questi bambini di strada, ma Dante e Virgilio li guardavano e dicevano, ma loro sono vittime, non possiamo lasciarli qui, portiamoceli con noi. E se li portavano in purgatorio. Il nostro purgatorio era un purgatorio di poesia,
Avete visto la parata per le strade di Kibera, in cui moltissime persone uscivano o erano per strade e ci seguivano, quindi alla fine siamo diventati una moltitudine di persone che seguivano questo corteo che lanciava i versi. E qui racconto solo una cosa di quando sono ritornata dopo che lo spettacolo aveva già debuttato, quindi alla fine del lavoro. A un certo punto ci siamo salutati, Marco è partito, io sono rimasta qualche giorno in più. Sono ritornata alla Little Prince quando tutto era finito e per un pomeriggio di lavoro, così in libertà, abbiamo detto giochiamo ancora un po' insieme. E hanno voluto rifare il Purgatorio dei Poeti, quindi hanno voluto rimettersi a dire quei versi e c'era una gara a chi, perché tutti nel frattempo li avevano imparati ovviamente a memoria, quindi c'era la gara, tutti alzavano la mano perché tutti volevano essere quelli che lanciavano i versi, perché il nostro purgatorio funzionava in maniera corifeo coro, no? Per cui un ragazzo lanciava un verso e tutti lo ripetevano. E io sono rimasta veramente commossa e felicissima da questi bambini che avevano imparato questi versi di Dante, di Emily Dickinson, di Majakowski, li sapevano tutti a memoria, non vedevano l'ora di dirli, di urlarli al cielo, cosa che appunto all'inizio invece era impensabile, come ha detto Lamas, perché è chiaro che è stato un percorso, no, in cui siamo entrati poco a poco dentro la questione, dentro il lavoro. E per finire con questa grande preghiera che era il nostro paradiso, che era veramente una preghiera, un'immagine che chiudeva il tutto come una nota di appunto di speranza, proprio nel senso più alto del termine, cioè quando Dante si trova lì in questa selva oscura, come ognuno di noi ha sperimentato nella vita più o meno in vari modi, una o più volte, e trova una mano amica e fa questo percorso per arrivare là dove c'è la luce, no? Ed è qualcosa che a questi ragazzi, come dicevamo prima, lo ripeto perché per me è stato la cosa più forte, cioè vedere come raccontandoti l'inferno in realtà ognuno di loro aspira a quella luce, a quella bellezza, cioè ci crede, non so, la vive, la esperisce in qualche modo, sa che c'è, lo sa dentro. E quindi era una cosa che appunto questa preghiera finale nei loro occhi era vera, era vera. Grazie, grazie Laura. L'ultimo intervento mi dà anche l'occasione di dire che questo spazio, questa arena è promossa da AFSI insieme all'Unione Europea, Cooperazione Italiana, Concord Italia. Dall'altra parte trovate anche il muro dell'Unione Europea. Lo dico perché Giorgio Ficarelli, che è qua con noi, è International Relations Officer per la Cultura della Commissione Europea. E, è importante, so che lui ragiona molto e segue proprio i progetti di cooperazione culturali, si possono definire così, eh? È bello, no? Non è molto di moda, ma si può dire. Ecco, quindi il nesso tra cooperazione e cultura che abbiamo visto in questa esperienza, che è una delle esperienze, quanto sia fondamentale. Prego. Grazie. In effetti sì, si può parlare di cooperazione culturale. In realtà per qualche anno cultura era una brutta parola all'interno della Commissione e della cooperazione in generale. È stata anche definita priorità negativa in alcuni anni. Per fortuna non è più così. Grazie, o non direi grazie, purtroppo delle situazioni che si sono create in tanti paesi del mondo, delle fragilità, di conflitti e di inefficacia di certi programmi di cooperazione, ha costretto chi non ci credeva ad ammettere che c'è qualcosa di più del pane, c'è qualcosa di più del pane, e per fortuna la Commissione, grazie anche al nostro direttore generale che sarà qui martedì, su questo, e anche il commissario, questa nuova Commissione, abbiamo ripreso un lavoro che in realtà avevamo cominciato più di 10 anni fa, per sviluppare la dimensione culturale della cooperazione internazionale e dello sviluppo, nel senso che io in realtà prima di
di parlare, di sentire dalla viva voce questa esperienza. Avevo preparato un certo tipo di approccio, ma che non farò più perché mi sono venute altre cose. Però so, ecco, c'erano tre temi che volevo mettere in risalto. Uno, il primo era appunto l'importanza di questa dimensione culturale. Infatti vi ho preparato, chi è più interessato avrà poi, può prendere questi piccola brochure, nel senso che di più di più c'è stata una grossa comunicazione della Mogherini, quindi del Parlamento europeo e della Commissione europea e del servizio esterno, sull'importanza della cultura nella nazione, di cooperazione e anche di sviluppo, nel senso che noi vediamo una vera cooperazione e uno scambio, e nello scambio bisogna conoscere l'altro, e per conoscere l'altro bisogna che la lente che consiste nella cultura, che è la cultura con cui, la lente con cui noi guardiamo il mondo, deve essere a fuoco, perché se no non riusciamo a comprenderci, non riusciamo a stabilire niente, ed è quello che poi ci differenzia dalle altre razze animali della terra, la possibilità di rappresentare, di interpretare ed è all'interno di noi ed è che ci fa creare cose, come diceva lui, che ci permette di dire cose, l'arte, la cultura, che non potremmo dire in faccia in un dialogo normale, o che un politico fa fatica a dire, a comunicare, a convincere. Magari un artista, lo vediamo un po' tutti i giorni, sono stato poco tempo fa a Biella a vedere Michelangelo Pistoletto, il suo Terzo Paradiso, no? L'idea di come mettere insieme la natura e la tecnologia in un modo più armonico del futuro, lo fa in un modo che nessun politico può farlo, attraverso le sue creazioni artistiche. E vedo anche quello che è venuto fuori stasera, è molto collegato al dialogo interculturale, perché poi il miglior progetto, parliamo di pane, perché siamo anche in situazioni in cui il pane è scarso, parliamo di acqua pulita, parliamo di sanità, parliamo di strade, parliamo di cose concrete, che se non vengono, se non passano attraverso questa lente, non funzionano. Abbiamo pieni di progetti, qui abbiamo speso tantissimi soldi, e che purtroppo strade che attraversavano cimiteri e che terre sacre che non sono mai state usate, oppure anche il modo, per esempio, l'infibulazione, se tu non tratti la cosa come deve essere trattato, conoscendo il perché, il per come, la storia, se tu arrivi con l'arroganza di dire noi sappiamo come si fa, e non sappiamo come si fa là, no, non lo sappiamo. E quindi il fatto di conoscere e la forza terribile dell'arte, della cultura, l'abbiamo sperimentata in varie occasioni, per quello anche mi interessava partecipare a questo dibattito, perché in effetti quando tu dici non scuola, in effetti è anche quella, perché per esempio anche in Italia ci sono scuole dove non si fa teatro per niente, e i ragazzi hanno molte difficoltà poi a entrare, mentre non so, i miei figli hanno avuto la fortuna di fare scuole internazionali dove invece il teatro, l'arte aveva uno spazio, ed è un aiuto fantastico. E poi c'è il concetto appunto del dialogo interculturale e il fatto di come è stato gestito questo progetto mi sembra molto interessante, perché quando tu dicevi il grande regista arriva a vedere e ascoltare, no? Quindi non arriva a portare la ricetta, e questo mi ha fatto qua, perché la prima volta quando mi avevate contattato, dicevo Dante a casa, andare a Fibera dove c'è un problema di identità, di conoscenza delle proprie tradizioni importantissime, bellissime, la cultura orale dell'Africa, che però in un contesto urbano di sottosviluppo sparisce, e quello è il grande problema del sottosviluppo, è proprio la mancanza di identità, la scomparsa di identità,
per quello che i terroristi, i gruppi terroristi si focalizzano nel distruggere la cultura, distruggere i simboli religiosi, i simboli culturali, perché l'uomo senza identità, l'uomo che non ha più la lente, è preda di qualsiasi tipo di influenza, e quindi in questi slum effettivamente la vita diventa molto difficile, perché non c'è più il contesto del villaggio, della società tradizionale, che era una società anche nella semplicità e nella apparente povertà, molto ricca però di contenuti spirituali e culturali. E quindi ho detto, ma Dante, perché in effetti quando si approccia al dialogo interculturale ci sono sempre due mondi che parlano, e quindi c'è un'azione dell'ascolto e un'azione del proporre la propria cultura, no? E quindi c'è e spesso è quella che viene più forte, quella dice, ah, riceviamo un ospite a casa nostra, vogliamo fargli assaggiare il nostro pane, la nostra cucina, le nostre proprietà. Ma molte volte gli africani non amano per niente la pasta italiana, per esempio, e quindi bisogna invece magari forse trovare una polenta che fosse più condita in modo diverso, oppure possiamo inventarci una nuova pasta con dei sapori nuovi. Siccome abbiamo due grandi lumi della cultura europea, Dante e Shakespeare, no? E siccome qualche anno fa era il centenario di Shakespeare e l'Istituto British Council avevano fatto questa, che era un bellissimo un bel progetto teoricamente, di far girare Shakespeare in tutti i paesi del mondo, e l'hanno rappresentato in tutti i paesi del mondo. Però io ero a Kampala in quel momento, ed era una cosa assurda, no? Perché hanno montato questo Shakespeare, tra l'altro anche per motivi pratici gli stessi attori facevano più diversi personaggi, la scenografia era limitata perché se la portavano dietro, poi era un inglese vero, un inglese di Oxford, quindi già più difficile da capire da chi parla l'inglese. E quindi era un esercizio che in realtà toccava una microscopica proporzione della società che poteva capire, apprezzare, un bellissimo testo. Mentre, e quindi io ho detto, ma sì, vogliamo donare sinceramente qualcosa di nostro, ma se noi non siamo attenti, non ascoltiamo e non siamo attenti all'altro, a capire la cultura dell'altro, il nostro dono poi non viene apprezzato e non ha effetto. E quando Martinelli mi raccontava un po' il suo approccio, è una cosa molto bella come invece come è stato fatto, no? Perché in realtà sarebbe anche molto bello poter rivedere lo spettacolo qua, come è diventata questa commedia, no? E sicuramente ci sarebbe una cosa che ci potrebbe arricchire tutti tantissimo. Questo è un po' l'approccio che noi cerchiamo di dare alla nostra cooperazione, una cosa relativamente, stavo dicendo, non è nuova, nel senso che ci avevamo provato tempo fa, poi c'è stato un momento, una commissione passata che non apprezzava questo, adesso invece penso che ormai non ci sia più dubbio, quello che sta succedendo non era previsibile 10-15 anni fa nel mondo, si pensava tutti che si andasse automaticamente verso la pace, il benessere, la fine dei due blocchi, no. Stiamo andando su delle strade un po' strane, e quindi la cultura, l'arte, la creatività, la memoria, il patrimonio, la valorizzazione della cultura e l'apertura. Noi abbiamo un programma nuovo che si chiama Identity Building and Sharing, quindi creare identità e in italiano sharing, compartire, condividere, nel senso di mettere a contatto, perché poi alla fine è quella è vera cooperazione, perché non c'è il ricco e il povero, non c'è, tutti e due abbiamo dei patrimoni culturali molto importanti e interessanti, dallo scambio può nascere qualcosa di nuovo, una nuova possibilità, lo sviluppare una società diversa, più pacifica, più inclusiva. Grazie a Giorgio Ficarelli. Siamo andati un po' lunghi, però vedo che avete retto bene, grazie
a loro, perché il racconto probabilmente è stato interessante. Ci sarebbe dovuto essere uno spazio per domande, ma non siamo andati troppo in là. Qui fra un po' chiude tutto, no? Rimaniamo solo noi. Io vi dico solo, ricordatevi, per chi volesse approfondire un po', stand APSI, anziché di là, esatto, potete vedere il filmato un po' più lungo, di 15 minuti, vedere delle foto e vedere un po' di dati su questa esperienza. Grazie.